Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di dieta e per farlo ho il piacere di essere in collegamento da Firenze con la dottoressa Irene Granucci. Buonasera dottoressa, ben trovata. Buonasera. Dottoressa, che piacere riaverla qui. Quindi oggi affronteremo l'argomento dieta. Perché, dottoressa, la dieta è, come dire, un percorso che spesso è difficile da affrontare. Che cos'è la dieta? Come la possiamo definire? La definizione di dieta è molto complicata, cioè molto semplice da una parte, ma molto complicata poi dall'altra. Allora, la parola dieta in realtà ha un'origine antica, viene dalla Grecia e significa proprio stile di vita. Nell'antica Grecia la dieta comprendeva l'alimentazione, il sonno, cioè l'attività fisica, quindi proprio il benessere a 360 gradi. Poi è diventata una restrizione, no? Chi sta a dieta si sente sempre confinato in uno status di privazione perpetua di tante cose. E ultimamente siamo arrivati alla dieta come una sorta di prescrizione sanitaria. Se è vero da una parte che la dieta è considerato un atto sanitario, ma non è certo una prescrizione, perché se no si cade sempre nello stesso così tranello in cui ci si aspetta dalla dieta una sorta di bacchetta magica, di appunto quello che è poi una prescrizione, no? Quindi una pillolina che ti risolva un problema e è finito lì. Purtroppo la dieta invece è un atto che la persona fa e lo fa volontariamente, lo fa con coscienza ed è necessario avere proprio un impegno, no? Della persona che la deve portare avanti. Come dico sempre, io do una mano, vi do i consigli, cerco di calare quelle che sono le indicazioni necessarie per raggiungere determinati obiettivi che possono essere di peso, ma anche proprio di salute, però poi ci vuole dall'altra parte chi accolga, no? E chi si metta in gioco, perché soprattutto nel medio-lungo termine, se non ci si mette in gioco, ahimè, si ricade nelle stesse problematiche di prima. Quindi, Perché è vero dottoressa, che la. essendo che è un percorso che è visto come un insieme di proibizioni, probabilmente è questo il motivo per il quale accingersi a fare una dieta è difficile, è un percorso doloroso un po'. Eh sì, noi la percepiamo come una parentesi buia nella nostra vita, no? Nel senso, vabbè, in questo periodo io mi privo di tutto per poi ricominciare a fare tutto come prima. Ed è un po' questo il problema maggiore. È vero, a volte le diete richiedono dei sacrifici, delle rinunce, ma non è detto nemmeno sempre. Ma comunque sia, bisogna imparare che è un metodo appunto per apprendere un nuovo approccio a uno stile di vita più sano, che prevede comunque sia degli sgarbi, perché non è che la dieta, come tutta la nostra vita, non è certo tutto bianco o tutto nero. Ci sono le sfumature e, come dico io, appunto, il togliersi delle voglie piuttosto che lo sgarro, chiamiamolo così, a parte fa bene al cervello perché anche dalla dieta ogni tanto ci si deve distrarre, ma soprattutto fa parte della nostra umanità e non si possono cancellare. E quindi vanno semplicemente fatte in maniera consapevole e non pensare poi il giorno dopo di rifare la stessa cosa, cioè è uno sgarro appunto, è una ventata di cambiamento che dura un giorno, mezza giornata e poi dopo si torna ad un regime, diciamo così, in questo caso alimentare o comunque appunto di stile di vita più sano, più congruo al nostro stato di benessere e di salute. Quindi è una rieducazione, come se ci dovessimo Esatto. rieducare ad uno stile di vita più sano. Dottoressa, ma perché dopo aver fatto una dieta molte volte si riprende tutto il peso che si era perso? È proprio per questo motivo, perché noi si percepisce la dieta come una prescrizione, di conseguenza la facciamo solo per il momento, innanzitutto che riusciamo a
diciamo così, ad avere questo atteggiamento di rinuncia verso qualcosa che in realtà ci dà anche, ci deve appagare, perché il cibo per l'essere umano non è certo solo il nutrimento per la sopravvivenza, ha tutto un valore simbolico, ha un valore emotivo, ha un valore di socialità che non lo possiamo togliere da un giorno a un altro, ci mancherebbe altro. Ma appunto, quindi noi, le persone cercano di privarsi di tutto questo, ma è contro natura, di conseguenza dopo un periodo avranno magari raggiunto il loro obiettivo, ma dimenticheranno completamente quello che hanno fatto, perché l'hanno vissuto in maniera passiva, mentre la dieta è un qualcosa di attivo. E se noi infatti nel reintrodurre, nell'educare, nel fare, riusciamo a far partecipare la persona che deve seguire questa dieta, ci sono degli atteggiamenti, qualcosa, ecco, è come andare un po' a scuola, no? Si buttano le basi per costruire una persona nuova, una persona più sana. E se però questa cosa non si riesce a instaurare, non si riesce a creare, poi dopo purtroppo anche tanti sacrifici saranno vani. E sarà anche peggio, perché purtroppo il nostro organismo ha una memoria e spesso è molto più difficile ritrovare uno stato di salute, uno stato di benessere o comunque sia un peso idoneo se si fa diete, poi si smette, poi si rifanno, poi si smette, poi si rifanno e iniziamo a creare nel nostro metabolismo quel famoso effetto yo-yo, che è tra l'altro dannosissimo per la salute. Quindi è importante che nella nostra vita, insomma, nel momento in cui ci si accinge ad una dieta, si deve percepire, si deve vivere come un cambiamento, si deve del tutto cambiare il proprio modo di alimentarsi. Solo così poi si potrà mantenere il proprio stato di salute e anche il peso che si è deciso di raggiungere. Esatto, è questo, è proprio un cambiamento, il decidere di avere un nuovo approccio appunto all'alimentazione. E si può anche decidere magari di farlo a piccoli passi, cioè ovviamente come i cambiamenti a volte non possono avvenire, cioè, dall'oggi al domani appunto, ma richiede del tempo, concediamoci, perché mi ci metto anch'io, questo certo. Tempo, no? Per abituarsi a nuovi cibi, per abituarsi anche a trovare quel tempo che è necessario a prenderci cura di noi stessi, perché purtroppo nella società in cui noi viviamo io a volte sento dire: ma io non ho il tempo di prepararmi da mangiare oppure di organizzarmi il pranzo o la cena, che è reale, perché mi rendo conto che è reale, ma allo stesso tempo, passatemi il termine un po' forte, forse, ma un po' aberrante, no? Cioè, come si fa a non avere il tempo per pensare a prepararsi qualcosa? E a volte più una cosa, anche in questo caso, un castello mentale che ci siamo creati nel tempo, perché in realtà poi non ci vuole poi tutta questa grande fantasia o tempistiche impressionanti. Basta solo a volte effettivamente, quando abbiamo mezza giornata libera, che comunque tutti quanti noi abbiamo più o meno, mettersi lì un attimo, anche con l'aiuto appunto di un professionista, e dire: ok, ma come posso fare in pratica? E lì giorno per giorno ricreare appunto una nuova abitudine. Ma questo vale un po' per tante cose, io dico sempre: riuscire a trovarsi dei tempi anche per dedicarsi proprio a noi stessi, e non è solo il cibo, perché purtroppo a volte diventa il cibo perché non riusciamo a trovare altri sfoghi, ma trovare il tempo per dedicarsi a noi stessi, alle proprie passioni. Ed è importantissimo, e si può cominciare dall'alimentazione. Eh sì, dottoressa, ma esiste la dieta giusta? O in base a quello che ci siamo dette, forse è più giusto, come dire, che ognuno di noi abbia la sua dieta personalizzata in base anche a quello che ci piace di più mangiare, ai nostri tempi? Cosa ne pensa lei? Allora, questa è una domanda molto difficile, nel senso che la dieta giusta per tutti non esiste, così come non esiste il peso ideale per tutti uguale, no? Ciascuno di noi ha un proprio giusto peso, che però il mio, anche se avessi la sua stessa altezza, ad esempio, non potrebbe essere lo stesso, perché magari abbiamo storie diverse e quindi ovviamente anche il nostro peso attuale potrebbe essere giusto ma diverso. Quindi anche questo, un po' sganciarsi da quelle: ma io dovrei pesare questo perché sono alta, top. No, non è sempre così.
Ci sono sicuramente delle indicazioni generali che possono essere giuste per tutti, delle abitudini, diciamo così, giuste per tutti, ma poi ovviamente la dieta va personalizzata, nel senso che questo non significa che a me piace la pasta asciutta e allora posso mangiare solo pasta asciutta tutti i giorni, e purtroppo no, ma proprio per un fattore nutrizionale, noi abbiamo bisogno di tante cose per stare bene. Ma certamente possiamo andare incontro a quelle che sono le esigenze del palato, così come delle esigenze ovviamente di tempo. E quindi in questo senso sì, va personalizzata. E dall'altra parte ricordiamoci anche, come dicevo, cioè il peso non è mai lo stesso nella nostra evoluzione, così come le donne in particolar modo hanno un peso magari a 20 anni, a 40 anni, dopo che magari hanno avuto uno o due figli, è ovvio che non potranno riavere molto probabilmente lo stesso peso, perché la loro storia è cambiata e quindi di conseguenza anche il peso cambierà, cambiano le esigenze in base agli stili di vita, in base a quello che noi viviamo. Quindi sì, indubbiamente non si può dare a tutti lo stesso protocollo. Quindi la dieta giusta, insomma, non esiste praticamente, dottoressa, perché ognuno poi alla fine deve fare una dieta personalizzata. Anche per questo forse è importante rivolgersi ad un professionista che adatta una dieta alla persona. Sì, allora bisogna anche capire bene quello che la persona vuole. Allora, se cerca dei consigli per avere un approccio con l'alimentazione più sereno, più sano, allora sono necessari dei consigli magari di carattere un po' più generale. Se la persona invece ha delle problematiche piuttosto che ha un sovrappeso o anche appunto un inizio di obesità, indubbiamente su questo bisogna fare più attenzione e essere sempre appunto più personalizzare sempre di più le indicazioni che si andranno a dare. Il professionista è molto importante. Ci sono due aspetti, secondo me, da tener conto. Uno è la formazione. Al di là del titolo o non titolo che uno può avere, io consiglio sempre di andare a vedere un po' quello che la persona, il professionista, fa nella sua vita e ha fatto. E soprattutto essere molto sinceri anche con il professionista che abbiamo davanti. Nessuno si offende perché non è che siamo, tra virgolette, amici, non è che poi ci dobbiamo vedere fuori necessariamente. Però ecco, si deve creare una sinergia, perché i percorsi comunque richiedono del tempo, bisogna avere fiducia nella persona che abbiamo davanti, e bisogna anche sapersi, come si dice, bisogna saper comunicare, ascoltare e percepire quello che ci viene detto, ma da entrambi i lati. E può succedere che questo non accada, e bisogna avere anche la forza di dire: guardi, mi dispiace, io questa cosa magari l'ho capita male. E soprattutto anche il professionista, ribadisco, non ha una bacchetta magica, non è che conosce il metabolismo della persona che ha davanti. A volte si va un po', passatemi il termine, un po' a tentativi, nel senso che appunto bisogna capire come far magari a riattivare un sistema che è da tanto un pochino lasciato così, un po' lasciato andare. E quindi anche per noi aiutare una persona a rimettersi, diciamo, su un binario nuovo non è sempre una strada immediata. Dobbiamo capire anche noi come fare a dargli consigli migliori per arrivare a ottimizzare i risultati cercati. Bisogna sempre anche stare molto attenti ad ascoltare quali sono appunto i desideri delle persone che vengono a parlarci, a chiedere appunto il consiglio. Dottoressa Granucci, io la ringrazio moltissimo e la voglio ringraziare per averci ricordato, aver sottolineato quanto ogni persona in realtà sia unica e speciale allo stesso tempo. Grazie, dottoressa. E Grazie a voi, buona giornata. grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.